Gaspare, quando hai iniziato il tuo percorso con PrestitoSì? Sono arrivato alla PrestitoSì nell'agosto del 2019, rispondendo ad un semplice annuncio letto in rete. Provenivo da un percorso di studi totalmente diverso, io studiavo archeologia, quindi non conoscevo nulla della mediazione del credito ed ero anche un po' diffidente perché provenivo da alcune esperienze lavorative condotte in parallelo col mio percorso di studi deludenti. Come accade a parecchi miei coetanei, mi ero scontrato con una realtà fatta talvolta di promesse, aspettative poi disattese. Ero quindi un po' diffidente. Questa diffidenza si è dissolta in realtà già nell'arco del primo incontro, del primo colloquio. Ho avuto subito la percezione che esistesse un progetto e che qualcuno stesse puntando su di me. Io sono grato alla PrestitoSì non soltanto perché mi sta dando l'occasione di avere una prospettiva lavorativa, una crescita professionale, ma perché me la sta dando laddove sono nato e cresciuto. Io appartengo ad una generazione che si è sempre sentita dire: se vuoi crescere lavorativamente devi andare via, devi partire. Quindi direttamente mi sta dando l'opportunità di crescere professionalmente e indirettamente l'occasione di restare. Com'è cambiata la tua carriera dopo aver intrapreso questa esperienza? Beh, di strada ce n'è ancora molta da fare. Diciamo che posso dire di aver acquisito quantomeno i rudimenti della professione di consulente del credito, grazie al lavoro quotidiano fatto sul campo, grazie naturalmente ai corsi di formazione che seguiamo nell'ambito del progetto Academy, alcuni più incentrati sul perfezionamento della consulenza telefonica, altri più incentrati sul prodotto. Viviamo un aggiornamento costante anche rispetto ai nuovi prodotti che entrano a far parte del carnet PrestitoSì. Sono poi il frutto delle nuove collaborazioni, nuovi accordi che stipula la società con gli istituti di credito. Ma l'esperienza non è soltanto professionale, è arricchente anche da un punto di vista umano. Perché è bella e affascinante la professione di consulente del credito? Perché sei tu a fornire tutti gli strumenti, nello specifico si traducono in disponibilità di liquidità, al tuo cliente per poter realizzare i propri progetti, i propri sogni, talvolta anche per porre rimedio a situazioni più angosciose, più profonde, che condividono con te. Quindi non sei soltanto un consulente, diventi un amico, un confidente. E i grazie che noi registriamo quotidianamente, la loro riconoscenza, la riconoscenza dei nostri clienti e poi la giusta ricompensa per l'impegno e la professionalità profusa. Gaspare, qual è il tuo motto? Il mio più che un motto è una filosofia di vita che ho preso proprio nella quotidianità alla PrestitoSì. Nulla è impossibile, non esiste la parola non lo so fare, non esiste non ce la farò mai, perché hai tutti gli strumenti per raggiungere i tuoi obiettivi. E proprio in questo senso voglio rivolgermi a chi ci sta ascoltando, in particolare ai ragazzi più giovani, quindi a neolaureati piuttosto che diplomati. Non abbiate nessun timore, anche se quella di consulente del credito non è esattamente la professione più attinente al vostro percorso di studi, si impara come ho imparato io. Anche persone magari più adulte che hanno voglia di rimettersi in gioco, di rilanciarsi nel mondo del lavoro, o anche a professionisti del settore. Le porte della PrestitoSì sono aperte anche a chi ha esperienza conclamata, costruita negli anni, perché possono apportare valore, aggiungere valore al valore della PrestitoSì. Perché appunto è il contesto più adatto per affinare i propri talenti, sviluppare le proprie competenze e scoprire nuove capacità.